Magazine. Spettacoli, cultura e attualità. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Come sempre, ieri abbiamo fatto pausa, ma come già fatto l'altra settimana a quest'ora, siamo pronti per collegarci con la nostra Chiara Tenca per parlare della festa della marineria in programma questo fine settimana a La Spezia. Quindi uno speciale questo nel magazine ogni giorno alle 18.30. A te Chiara. Buonasera a tutti, buonasera a Marinella, buonasera agli ascoltatori del magazine di Radio Nostalgia, Chiara Tenca anche questa sera collegata dalla Spezia per un anticipo gustoso su quella che si annuncia fra le kermesse più importanti dell'anno, la festa della marineria, e siamo in compagnia di uno dei protagonisti annunciati di questa festa. In particolare parlo di Alessia Persia, che è la presidente dell'associazione Lo Sbarco dei Pirati, che se avete fatto un giro per il centro della città anche nei giorni precedenti sta già animando La Spezia e le sue vie. Alessia, che cosa state preparando per questa manifestazione? Allora, ciao a tutti, noi siamo qui pronti a animare la grande notte bianca dei pirati che si svolgerà sabato 5 ottobre. I pirati sfileranno da prima alle 17 insieme ai membri dell'equipaggio delle tall ship per tutto il centro cittadino, e a seguire, a partire dalle 21, il centro con la piazza Sant'Agostino e piazza del Bastione sarà animata da noi pirati. Allestimenti scenografici che hanno trasformato le piazze quasi in set cinematografici, e oltre a una grande presenza di pirati in costume avremo quelle che sono un po' le caratteristiche della nostra festa che si svolge a giugno: mangiafuochi, guardie inglesi che combatteranno i pirati e la musica di sottofondo, in modo che si potrà brindare nelle taverne dei pirati e fare festa. E non soltanto i brindisi per gli adulti, ma questa dei pirati è stata una trovata eccezionale anche per i bambini, perché lo vediamo anche ora che siamo qui collegati da una delle piazza in cui Lo Sbarco dei Pirati ha allestito il suo accampamento. I bambini continuano a fermarsi e giocano anche. Sì, diciamo che i bambini sono un po' il cardine della nostra manifestazione, dell'intento della nostra associazione. Con i bambini abbiamo organizzato un evento aspettando la notte dei pirati, dove sono stati svolti dei laboratori di costruzione dei cappelli, trucca bimbi, percorsi di addestramento pirati, riproponendoci sempre con quelli che sono poi diciamo i temi fondamentali della nostra festa di giugno, dove i bambini sono sempre i primi. Noi oltretutto organizziamo tutti gli anni nelle scuole dei concorsi e premiamo i vari partecipanti delle scuole con materiale didattico, quindi i bambini veri protagonisti. Ecco, alla Spezia tutti conosciamo il connubio fra Cadimare e i pirati, ma per chi non fosse della città lo vogliamo spiegare? Sì, diciamo che da sempre, ormai da generazioni in generazioni, gli abitanti di Cadimare sono stati soprannominati pirati del Golfo per il modo con cui accompagnavano la barca del Cadimare durante il Palio del Golfo. La tifoseria ha sempre creato delle vere e proprie navi pirate, si è sempre vestita da pirata, e da quello sono diventati pirati del Golfo. Ecco, e come si svolge? Io ricordo musica altissima, un grande impatto scenografico. Poi cosa potranno vedere, cosa potranno vivere gli ospiti, gli spettatori della festa della marineria? Allora, quest'anno con la festa della marineria si andrà a assistere a quelle che sono le vere scorribande tra, diciamo, i pirati e le guardie inglesi, perché l'intento della marineria è quello di portare la festa dei pirati, di animare anche il borgo della città. Quindi in occasione della marineria i pirati lasciano il mare ai grandi veglieri che già faranno un'egregia coreografia, ma noi abbiamo l'intento di animare il borgo, quindi ci saranno spettacoli di mangiafuoco, diciamo tutti questi intramezzi teatrali di scenette tra i grandi protagonisti, i pirati e le guardie inglesi. Ecco, un'ultima domanda, prima di darti naturalmente appuntamento per la grande notte dei pirati: sia la festa della marineria che Lo Sbarco dei Pirati sono due grandi occasioni per il territorio spezzino per promuovere se stesso e le sue bellezze. Secondo te si sta riuscendo bene in questo e come si può migliorare?
Ma sicuramente, noi essendo da parecchi giorni che siamo a preparare, vedo che l'interesse e il richiamo è comunque alto e sono sicura che la notte del 5 ottobre chiameremo grandi numeri si aspettano qua in centro. E quindi aspettiamo anche gli ascoltatori del nostro magazine di Radio Nostalgia. Grazie ad Alessia Persi, alla presidente dell'associazione Lo Sbarco dei Pirati. Vi ricordo, Marinella, poi so che anche tu lo ricordi ai nostri ascoltatori, che la festa della marineria si terrà alla Spezia dal 3 al 6 ottobre. Noi sulle nostre frequenze di Radio Nostalgia continueremo a darvi notizie, a farvi sentire la voce dei protagonisti, e per chi volesse intanto approfondire il programma invito a consultare il sito www.festadellamarineria.com. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima intervista. Radio Nostalgia Magazine, spettacoli, cultura e attualità.